Oh, molto bene, dunque fa sempre un caldo bestia, è proprio l'anticiclone dalle Azzorre o dalle Canarie o quell'accidente che ci sta colpendo e io continuo ad essere a torso nudo, i ben pensanti continueranno a scandalizzarsi, le persone molto sofisticate. Va bene, allora io faccio il filosofo Diogene nella botte che parla di filosofia senza preoccuparsi di avere un aspetto molto borghese. Allora, ero rimasto l'ultima volta, cioè avevo cominciato a introdurre l'argomento qui volevo arrivare, cioè la filosofia di Emanuele Severino, partendo da lontano. E uno dirà, ma devi proprio partire dalle origini della filosofia greca? Sì, dunque, per due motivi. Primo, perché Emanuele Severino si rifà molto alle origini della filosofia greca, cioè alle origini della filosofia occidentale. Uno che proprio vuole tornare. Cioè, l'importanza di questo pensatore è proprio che vuole tornare alla radice prima della filosofia, no? Cioè far sì che la filosofia ritorni ad essere riflessione razionale sul senso dell'essere, no? Cioè, sull'essere preso per se stesso, la totalità assoluta che nulla esclude da sé, no? Perché è così che è cominciata la filosofia. La filosofia occidentale, ma probabilmente tutte le filosofie, anche quelle orientali, in fin dei conti, cioè la filosofia indiana e quella cinese, le due grandi correnti filosofiche non occidentali, vedremo, sono tutte cose che analizzeremo poco per volta. E di conseguenza io devo parlare della nascita della filosofia, cioè perché è nata la filosofia in Occidente, a un certo punto in Grecia, proprio in Grecia è nato il pensiero filosofico e in che cosa consisteva il pensiero filosofico. Allora, innanzitutto la filosofia occidentale, la filosofia greca, che poi è diventata filosofia occidentale perché la tradizione filosofica è passata dai greci ai latini, cioè dai romani, e poi dai romani nella civiltà medievale ai vari popoli europei e di conseguenza a tutto l'Occidente. Nella modernità noi abbiamo filosofi un po' di tutte le nazionalità, soprattutto tedeschi, italiani, francesi, inglesi, qualche spagnolo, qualche olandese, qualche russo, e via dicendo, no? Soprattutto tedeschi. Tedeschi sono quelli che raccolgono maggiormente nella modernità l'eredità greca. Uno può anche domandarsi perché, vedremo di indagare. Probabilmente il carattere pragmatico, razionalistico dei tedeschi, mentre noi italiani siamo più emotivi, più. Come dire, abbiamo meno fede nella logica, nella ragione. Cioè, per essere veramente filosofi bisogna avere innanzitutto una grande fede nella capacità umana, nella propria capacità, no? Un grande senso di sicurezza nella propria capacità di pensiero, di elaborare razionalmente, ma anche con immaginazione. Elaborare razionalmente la propria visione della vita, cioè non lasciarla andare alla fede o alle emozioni o alle sensazioni estemporanee. Comunque, allora, i greci, essendo anch'essi un popolo molto razionalista, cioè con una visione tendenzialmente razionale del mondo, rispetto ad altri popoli, rispetto agli egiziani o ai popoli del Medio Oriente, no?
e soprattutto non avendo una, come dire, una casta sacerdotale potente, no? Cioè noi vediamo fra le civiltà antiche che la civiltà greca brilla per l'assenza di un clero potente. Se voi pensate a, per esempio, l'Egitto, no? Dove che è una teocrazia assoluta, perché il faraone era considerato figlio del sole, figlio di Amon-Ra, divinità suprema identificata col sole, non solo col sole, diciamo, considerata una potenza celeste, ed era già la prefigurazione del Dio Padre che compare nelle religioni monoteistiche, no? Amon-Ra ha già dei caratteri da Dio Padre Supremo, spirituale, trascendente, anche se gli egiziani avevano ancora un'idea ancora abbastanza confusa fra materia e spirito, anche quello vedremo. Vedremo che i greci in Occidente furono i primi a distinguere intellettualmente, no, l'esistenza, teorizzare l'esistenza di una sostanza spirituale immateriale, separata e distinta dalla materia fisica, no? Cioè dalla sostanza fisica, cioè la materia. E questa distinzione è frutto della filosofia in Occidente, ma anche in Oriente, cioè la teorizzazione, la distinzione fra spirito e materia la si trova anche nell'antica filosofia indiana. Ma la filosofia indiana per il momento è un discorso a parte, ne abbiamo già trattato un po' parlando del Mahatma Gandhi e lo riprenderemo più in avanti, comunque adesso parliamo soprattutto della filosofia greca. Poi vedremo anche i contatti, le somiglianze fra le due matrici filosofiche, indiana e greca, e poi anche quella cinese. Comunque, i greci invece non avevano una casta sacerdotale potente, cioè il sacerdote era semplicemente un funzionario pubblico che poteva essere chiunque, un qualsiasi padre di famiglia, no, nel governo della città gli si diceva: ok, se vuoi fare tu sacerdote di Poseidone, ok, ma poi i sacerdoti non avevano come dire, il potere di gestori della verità, di intermediari assoluti fra l'uomo e la verità, no? Come invece avveniva nei paesi dove invece c'era una casta sacerdotale molto potente, come appunto l'Egitto o i paesi del Medio Oriente. Anche i Sumeri erano una società teocratica, cioè governata dai sacerdoti. Invece la società greca era cioè la società delle polis greche, o era una società di tipo aristocratico, cioè governata dai nobili, oppure tendenzialmente democratica, non era il popolo, magari c'erano, cioè, i cittadini che governavano la città, comunque uomini liberi. Gli schiavi invece ovviamente erano esclusi dal potere, anche gli stranieri, no? Tra l'altro i greci avevano molto il senso dell'orgoglio nazionalistico. Infatti il termine barbaro deriva è un termine originariamente greco, che indicava le persone che non parlano la lingua greca, non diciamo, i selvaggi del nord, i popoli culturalmente inferiori rispetto ai greci, ma proprio tutti i popoli stranieri, tutti quelli che non parlavano il greco, no? E facevano barbar, no? Cioè, come noi diremo bla bla, loro, gli antichi greci, per dire bla bla dicevano barbar, cioè come vedere, parlano barbar, non si capisce che cosa dicono, hanno una loro stupida lingua, non sono greci, no? E quindi non sono elleni, perché poi tra l'altro loro non chiamavano se stessi greci, noi li chiamiamo greci. Greco è il termine latino che usavano i romani per definire
il popolo della Grecia, in realtà loro chiamavano se stessi Elleni, e la Grecia si chiamava Ellade, che poi sinceramente a me piace di più, è più bello Ellade, Ellade, non so qual è l'accentazione corretta, Elleni, per indicare il popolo dell'Ellade. Allora, non avendo appunto una casta sacerdotale che stabiliva cosa era vero e cosa era falso, no? Perché poi la religione era semplicemente un insieme di culti, di tradizioni. La religione greca poi non aveva nessuno schema etico, cioè non è che ci fossero degli dei che dicevano all'uomo cosa era giusto e cosa era sbagliato. Vediamo poi dei miti greci che poi sacrificavano loro stessi di ciò che era giusto e ciò che era sbagliato, perché commettevano violenze, adulteri, imbrogli, inganni, furti, di ogni tipo, insomma, uno peggio dell'altro. Noi vediamo che non c'è nessuna distinzione nel loro comportamento tra giusto e sbagliato, almeno nelle fasi iniziali, no? Poi vedremo che anche i greci hanno cominciato a rendersi conto che la loro religione, proprio perché in loro era nato questo carattere filosofico, hanno cominciato a pensare, ma insomma, bisogna, come dire, rendere queste figure di dei un po' più coerenti, perché non sono molto convincenti, ma sono anche quelle cose che vedremo parlando degli sviluppi storici della filosofia e della cultura greca. Comunque, appunto, la religione greca era semplicemente un insieme di culti dovuti agli dei, no? Più che altro per tenerli buoni, e non ti diceva cosa era giusto, cosa era sbagliato, non ti diceva come dovevi considerare il mondo, cioè che visione dovevi avere del mondo, no? Perché noi siamo abituati alle religioni monoteistiche che ti dicono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, come deve essere concepito il mondo, come è strutturato, lo spirito, la materia, l'anima, Dio, il diavolo, diciamo, tutto un castello concettuale da cui non sfugge pressoché niente. La religione greca invece non era così, era semplicemente un culto dovuto agli dei, e gli sacerdoti erano semplicemente dei funzionari pubblici che gestivano questo rapporto con gli dei per tenerli buoni, facevano i sacrifici, facevano i riti, dicevano: se noi facciamo tutto quello che è richiesto dalla tradizione, gli dei se ne stanno buoni, non si arrabbiano, non si incazzano con noi e non ci mandano addosso i fulmini o altre disgrazie, no? Ecco, era un rapporto, come dire, un rapporto commerciale quasi, cioè noi diamo agli dèi quello che loro vogliono e loro ci daranno quello che noi vogliamo, cioè benessere, pace, tranquillità, no? E tutti a casetta loro tranquilli. Allora, proprio per questo carattere razionalistico più libero, dei greci, poi il fatto di non avere uno stato centrale, ma ogni città si faceva i cazzi suoi, no? Comunità non particolarmente allargate, ma molto vivaci intellettualmente, culturalmente, con rapporti, cioè i greci poi erano appunto un popolo di colonizzatori, di mercanti, no? Dove arrivavano, esploravano i paesi, cioè, arrivavano a Costa Nuova, ci fondavano una città, no? Alla fine si sono sparpagliati per tutto il Mediterraneo, soprattutto qua in Italia, in meridione, però anche a nord, per esempio qui nel Veneto ci furono molte migrazioni di greci, ci furono colonie miste di greci, etruschi e veneti. Marsiglia era una città greca, una colonia greca, no? E quindi poi tanti contatti con tanti popoli, e poi anche una volontà di capire, di conoscere più razionalmente il mondo. Fatto sta che sono riuscito appunto a dare inizio alla filosofia come visione razionale del mondo, libera dalla religione, e anche a dare origine ai primi tentativi di fare scienza, no? Di studiare scientificamente il mondo. I greci riuscirono ad essere i primi scienziati. E quindi lì è nata in nuce
tutta la civiltà occidentale. Noi siamo figli dei Greci, figli degli Elleni, e qui purtroppo devo chiudere. Arrivederci.